Sono felicissimo di essere qui con Massimiliano Mori, però come al solito mi piace che gli ospiti si possano presentare loro, perché io non sono abbastanza per dare valore agli ospiti che li porto, perciò Massimiliano, parlaci un po' di te. Allora, grazie mille per questa occasione, mi fa piacere essere qua con te Marcos. Io, come hai detto tu, sono Massimiliano Mori, sono uno psicologo, sono un sessuologo, sono uno psicoterapeuta in formazione e sono un formatore, nel senso che sono docente per alcuni master di specializzazione in sessuologia. Partecipo a alcuni progetti in alcuni contesti scolastici per diffondere l'educazione sessuale e far comprendere il più possibile alle persone cosa vuol dire parlare di sessualità, perché molto spesso quando si pensa all'educazione sessuale, parlare di sessuologia, si racchiude soltanto tutto nell'atto sessuale, quando invece all'interno di questo termine c'è un mondo, c'è la relazione, ci sono gli affetti, c'è la conoscenza del proprio corpo, che di solito vengono sempre un pochino messe da parte e non vengono mai comprese. E il mio lavoro è proprio quello, riuscire a dare valore alla sessualità a 360 gradi, perché come dice ovviamente anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il sesso e il benessere sessuale sono indicatori fondamentali per definire il benessere di una persona e nel completo di tutto quello che c'è intorno della sua realtà. Quindi riuscire a dare un valore a questo aspetto vuol dire dare un valore alla persona nel suo insieme. Spero di essere riuscito a dare una breve spiegazione di me senza dare troppo fastidio e toglierci troppo tempo all'intervista. Ecco, no, assolutamente, anzi, hai arricchito e mi hai dato possibilità di partire subito con la mia prima domanda, perché tutti un po' sappiamo, abbiamo conoscenza di quelli che sono più o meno i tabù generici sulla disabilità, però secondo te ce ne sono alcuni di questi che riguardano più nello specifico il rapporto tra sessualità e disabilità? Allora, già parlare di sessualità e disabilità è un tabù in generale, nel senso che difficilmente è un aspetto che viene preso in considerazione, proprio perché c'è una visione un pochino stereotipata, un po' chiusa a livello anche di società e di cultura, dove di solito si vede il disabile come una persona che non ha bisogno della sessualità, ok? Quindi per qualcuno c'è quell'immagine che si usa sempre, che può essere il famoso angelo assessuato, no? Quella entità che ha già il suo percorso di vita, ha già le sue difficoltà e non ha pulsioni, non ha necessità sessuali. Quindi già accostare sessualità e disabilità, quello è un grossissimo tabù. In più, all'interno di questa grande categoria, ci sono poi tanti piccoli aspetti che non ci fanno prendere in considerazione la persona all'interno della sessualità. Per esempio, si pensa, come ho detto adesso, che le persone disabili non abbiano interesse per la sessualità, non abbiano pulsioni, non abbiano addirittura interesse, come magari non abbiano neanche interesse a unirsi in una relazione, perché anche questo aspetto, considerare una persona disabile in una relazione di coppia e non per forza sessuale, molto spesso viene vista in una maniera strana, no? Ci stupisce ancora che alcune coppie, soprattutto magari nate successivamente, e quindi quando c'è una disabilità di partenza e si incontra una persona, questa coppia poi possa mettersi insieme, ok? In più si pensa che quasi sempre l'interesse della sessualità sia vissuto in maniera magari morbosa, un po' quando c'è anche in maniera un pochino più aggressiva, non in grado di gestire gli istinti, cosa che non è assolutamente vero. In più c'è da considerare anche i vari aspetti della disabilità, perché ci sono delle disabilità che sono più legate a una capacità di fare, e quindi fisicamente, se noi consideriamo cos'è la sessualità, noi il primo modello che abbiamo sono purtroppo i film pornografici, no? Okay? E in quella categoria c'è di solito uno stereotipo di uomini e donne perfette, con un fisico perfetto, dove la disabilità non viene quasi mai neanche rappresentata, ok? Ma dall'altra parte c'è anche la disabilità di essere in grado di comprendere quello che sta succedendo, e quindi anche lì riuscire ad integrare poi cos'è il rapporto di coppia e cos'è la sessualità, diventa un grossissimo impegno poi per noi che ci occupiamo di questo lavoro,
far arrivare, perché come hai detto tu, già parlare di sessualità e disabilità si crea quel tabù che è una cosa, oddio, con tutti i problemi che magari possono avere le persone disabili, vogliamo aggiungergli anche questo altro peso, che effettivamente non è così, anzi, in teoria dovrebbe essere un qualcosa in più da vivere per rendere la vita sicuramente più piacevole e aumentare questo livello di benessere generale, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, hai anticipato alcune delle mie domande anche in questo caso, però io vorrei chiederti, tu hai affrontato in alcuni dei tuoi lavori il rapporto appunto tra sessualità e disabilità. Come giudichi il comportamento della società in rapporto relativamente a questo rapporto? Allora, come hai detto tu, io mi occupo di sessualità e disabilità anche a livello formativo, nel senso che nel master di cui io sono docente ho proprio una lezione su sessualità e disabilità, perché il primo step, oltre che insegnare alla sessualità a, passami le virgolettato, le persone comuni, i primi che devono iniziare a prendere consapevolezza di cosa vuol dire lavorare con sessualità e la disabilità, siamo proprio noi psicologi, noi sessuologi e noi medici che decidiamo di affrontare e ampliare e studiare di più questo argomento. Quindi già il primo grosso blocco è lavorare su di noi, quindi noi che siamo gli operatori che vogliono approfondire, studiare, aiutare le persone che si appoggiano su di noi, dobbiamo fare un salto in più e comprendere che la sessualità ha un qualcosa oltre a quello che noi ci siamo sempre considerati, ok? Quindi oltre a quel pacchetto che generalmente fa parte della nostra formazione e cultura. Poi, come hai detto, formati i professionisti, bisognerebbe far arrivare anche a chi non è professionista tutta una visione nuova e meno, anche qua passami il termine, paurosa della sessualità legata alla disabilità, renderla una cosa più normale, un qualcosa che appartiene effettivamente a tutti, perché la sessualità appartiene a tutte le persone, non possiamo escluderla dal contesto personale, e in questo caso far arrivare messaggi positivi proprio per far vedere come stai facendo tu, come fai tu con le tue interviste, come fai tu col tuo lavoro, che parlare di sessualità e disabilità non è un controsenso, non è un qualcosa che va in contrasto, anzi, è un qualcosa che si unisce di più. Ovvio, il lavoro più grosso, per quello che mi riguarda, perché ovviamente io formo anche i miei colleghi, è proprio questo, cioè lavorare principalmente dal livello dei professionisti. Più professionisti siamo che lavoriamo su un modello positivo di questa sessualità, più riusciamo a diffondere a livello anche di cultura e società informazioni sempre migliori e sempre più corrette. Ecco, una delle cose che ho notato trattando questo tema è che purtroppo quello che succede più spesso è che si tende un po' a scindere questi due temi, che sono l'aspetto fisico e l'aspetto psicologico quando si parla di sessualità e disabilità, perché non si tiene conto, in quel caso, perché forse è più facile, del fatto che nella sessualità questi siano due fattori che convivono per qualunque persona, ma per la disabilità forse conviene ed è più facile affrontarne una alla volta. Quindi spesso si scindono e si va ad affrontare singolarmente, perdendo il vantaggio di affrontarne la completezza. Tu come pensi che si potrebbe risolvere questa cosa? Allora, sicuramente ti do ragione sotto un grosso aspetto. È più facile riuscire tante volte a lavorare su compartimenti stagni, perché se mi occupo solo della parte psicologica, della parte della sofferenza fisica, lavoro su quello, della parte della sessualità, lavoro su questo. Come hai detto tu, il lavoro corretto sarebbe integrare tutto, anche perché la sessualità, io parlo di sessualità, ma nel mio ragionamento di sessualità
come ho detto all'inizio, non è solo rapporto sessuale inteso proprio rapporto, ma tutto il mondo che c'è dietro alla sessualità. E quindi parlare di sessualità, come dicevo, vuol dire parlare di affetti, di amore, di emozioni, di sentimenti, di conoscenza del proprio corpo. E già vedi che facendo questo piccolo elenco, la psicologia e le emozioni sono all'interno, non possono essere non considerate. Anche perché un aspetto importante che noi abbiamo è che proprio quando siamo insieme a un'altra persona riusciamo a conoscere veramente noi stessi, perché alcune cose sono possibili solo in relazione con l'altro e nell'incontro con l'altro. Viverle singolarmente possono avere sicuramente un loro significato, ma certi aspetti della sessualità hanno bisogno, o comunque è bello, sono più piacevoli se sono vissuti in unione con qualcuno. E quindi lavorare solo sulla parte, sì, ti do le possibilità di vivere il rapporto sessuale, ok? Ma non andiamo a ampliare cosa vuol dire il sentimento, la coppia, l'affettività, il vissuto psicologico, il benessere, che ci può essere anche solo dell'unione. E qui il lavoro più grosso, Marcos, lo abbiamo noi, professionisti e professioniste di questo lavoro, che dobbiamo educare più possibile le persone e riuscire a far arrivare a livello di società un'immagine completa e globale, ok? Perché l'unico modo che abbiamo è far sentire la nostra voce. E per far sentire la nostra voce è questo, fare interviste, fare documentari, riuscire a portare immagini positive di cosa vuol dire vivere la sessualità, le relazioni e la coppia anche all'interno della disabilità. Quindi non deve essere, come hai detto tu, un qualcosa di separato, perché viverlo separato ci porta poi a non poter vivere a pieno, al 100%, tutta la situazione. Ecco, tu hai parlato ovviamente giustamente, perché ha una grossa importanza, di chi si concentra sul far vivere la fisicità della sessualità e si limita a quello da quel punto di vista. Però in Italia ultimamente è nata anche una figura che si concentra sul contrario. Cioè la figura dell'assistente sessuale, che è una figura un po' più psichica, un po' più sulla mentalità e sul vivere l'esperienza del sesso attraverso le sensazioni, e che però per quanto possono andare bene per una determinata categoria di disabilità, non danno la completezza di cui si ha bisogno per alcune categorie di disabilità, che comunque hanno delle esigenze e delle necessità differenti. E te lo spiego raccontandoti un aneddoto. Io approfittando anche del fatto che non ci siamo visti nella prima volta in cui ci eravamo messi d'accordo per fare questa chiacchierata, in realtà te lo dico fuori dai denti perché non ho problemi, mi sono visto con una professionista. E te lo dico perché io come persona, come soggetto, pur essendo disabile, ho bisogno di vivere ed esprimere la mia sessualità. E per quanto una soluzione come quella intersessuale abbia la sua funzionalità, io so dalla mia esperienza che per una persona come me non sarebbe sufficiente un'esperienza del genere. Chiaramente anche quello della professionista non è il completamento di ciò che servirebbe, perché come hai detto anche tu, l'affettività e il legame di coppia ha il suo valore, però neanche limitarsi troppo dall'altra parte ha lo stesso significato. Cioè, si viene a creare lo stesso problema al contrario. Almeno questa è la mia idea. Volevo un attimo capire cosa ne pensassi tu.
Allora, partiamo dal presupposto che comunque noi in Italia abbiamo la nascita di, come hai detto tu, di questi assistenti, ma sono figure che ancora non sono riconosciute a livello legale, proprio perché in Italia, sotto certi aspetti, gli assistenti sessuali non possono legalmente arrivare ai rapporti sessuali, proprio per un discorso di incentivare la prostituzione, che in Italia è illegale. Quindi anche a livello di operatori, operatrici, che per carità l'operatore, l'assistente alla sessualità, è una figura molto importante perché permette una conoscenza del proprio corpo e una corporeità, uso questa parola un po' complessa, ma per far capire che c'è la possibilità di entrare in contatto anche a livello di tenerezza, di corpi, con un'altra persona che può guidare, formata sotto certi aspetti, dove ovviamente non possiamo considerare che quella persona lì sia una fidanzata o un fidanzato. È una persona che fa appunto l'assistente che dà una mano sotto certi aspetti. Può essere molto utile per riuscire a comprendere delle esigenze fisiche, ma non abbiamo la possibilità di avere un'assistenza sessuale al 100%, proprio perché in Italia non esiste riconosciuta, purtroppo, neanche una figura del genere, ok? Quindi c'è proprio anche un vuoto legislativo per ora che va a definire cosa si può fare e cosa non si può fare. Come dici tu, a livello di esigenze lavora molto sulla parte corporea, magari, meno sulla conoscenza dell'emozione, meno sulla parte relazionale e probabilmente anche a livello di conoscenza della cos'è la disabilità per ogni singola persona. Ci vorrebbe una formazione molto più complessa, perché ovviamente ogni singola disabilità andrebbe studiata, compresa, e bisognerebbe soprattutto ricordarsi che dietro alle disabilità c'è una persona e ogni persona ha i propri gusti, i propri interessi, i propri piaceri, il proprio corpo, la propria conoscenza. Quindi andare oltre quello che è l'immagine che noi vediamo, che è la disabilità, e scoprire la persona che c'è dietro. Questo è difficile. È difficile normalmente, nel senso anche senza bisogno di un assistente o di un operatore che faccia questo lavoro. Lo stereotipo, i tabù, come abbiamo detto, ci portano a vedere le persone prima nella categoria di cui fanno parte e poi se abbiamo voglia di scavalcare il pregiudizio e conoscere chi c'è dietro. Ma qual è la parte più bella e la parte più interessante? Perché scopri chi c'è davvero dietro, che vale in tutti i contesti lavorativi, come può valere all'interno della sessualità e della coppia. Quindi sì, sono figure, bene o male, come dicevi tu, interessanti, utili, che andrebbero sicuramente sviluppate, comprese di più, anche magari con un appoggio legislativo diverso, che adesso possono magari essere utili su alcuni contesti e magari un pochino meno in altri. Ecco, vedo che sei completamente in linea con quello che penso io, o almeno che hai recepito e compreso quello che intendo io. E questo mi fa molto felice perché avere persone come te che insomma la pensano allo stesso modo mi fa ben sperare in un cambiamento che secondo me deve arrivare a questo punto, perché siamo veramente a un punto in cui, sai, la sessualità è sempre una cosa di cui non si deve parlare, però ultimamente se ne sta parlando, quindi siamo arrivati a un punto in cui adesso abbiamo un po' sdoganato il fatto di parlarne, adesso bisogna fare le cose in modo diverso per andare ad evolverci anche da quel punto di vista. E invece volevo chiederti anche una cosa interessante relativa a un articolo tuo che ho letto sempre sul tema sessualità e disabilità, e volevo ragionare con te sul concetto dell'importanza dei media in questo contesto, perché tu sottolinei il fatto che non solo devono essere più presenti, ma devono essere presenti in modo positivo, perché quando lo sono in modo abbastanza negativo,
Oppure quando non è negativo aggiungere io scandalistico, perché devono fare notizia, devono un po' avere qualcosa di cui parlare, no? E quindi sono d'accordo con te intanto sul fatto che debba essere più presente e più positivo, ma volevo un attimo capire con te quali potrebbero essere i vantaggi che arriveremmo ad avere raggiungendo questo obiettivo. Ma guarda, banalmente il vantaggio principale sarebbe che se ne parli, perché molto spesso non se ne parla di questi argomenti, quindi riuscire a vederli trasmessi nei media vorrebbe dire iniziare a parlare di qualcosa, iniziare a mettere un po' di, mettiamo così, confusione, iniziamo a creare dubbi, iniziamo a creare domande. Questo permetterebbe di dare accesso a una visione diversa e far parlare più voci e far sentire più persone, ok? Generalmente la sessualità legata alla disabilità è riconducibile in po pochi, pochi film, pochi riferimenti che adesso mi vengono in mente. E quando, come hai detto tu, il disabile alcune volte si inserisce in alcuni contesti o è per fare scandalo, o la figura della disabilità è sempre stata inserita in persone magari principalmente infantilizzate, ok? Quindi mai su un discorso di coppia, di relazioni. Riuscire a rappresentare di più quella che poi è l'effettiva realtà con i vari aspetti delle disabilità, perché ricordiamoci che disabilità è un termine ombrello sotto il quale noi poi ci facciamo ricadere tantissimi aspetti, okay? Non è che c'è il disabile, c'è la disabilità e lì ci sono tante persone sotto che possono inserirsi sotto questo ombrello. Quindi, essendo tante persone, tante occasioni, tante realtà che possono essere rappresentate e raccontate, dove una reale visione del mondo permette davvero allora di iniziare a confrontarsi, mettersi lì, anche parlare tra amici, tra social, iniziare dibattiti, discussioni, commenti sotto i post che permettono però di far vivere una realtà diversa. Perché poi allora si parla con chi in prima persona vive quella situazione. Sai, finché se la si vede là, c'è una persona lontana da me dove non ti conosco, non so chi sei. Se iniziamo, come stiamo facendo io adesso, io e te, a parlarci insieme, a dare voce alla realtà, chi poi può interfacciarsi con te, magari con un messaggio sotto un tuo post, con un commento, con un messaggio in direct, gli permette di entrare in contatto con la tua realtà. Adesso ci sono podcast insieme al tuo, anche di tanti altri professionisti che si stanno mettendo proprio in gioco per dare voce anche ai vari aspetti della disabilità, la disabilità fisica, la disabilità del poter riuscire a fare certe cose, la disabilità acquisita e quindi come cambia la vita magari da una vita vissuta in un certo tipo di sessualità e modificarsi e diventare un altro tipo di sessualità. Della disabilità invisibili che magari non si vedono, ma che effettivamente poi ci sono. Quindi guarda che mondo che c'è e quante cose Sì, potremmo davvero raccontarci. assolutamente. Io a quello che dicevi tu aggiungerei anche dare spazio alle domande, non solo crearle, perché in effetti le domande ci sono, ma il fatto è che ci sono purtroppo anche tanti tabù, come dicevamo prima, quindi molto spesso alcune domande non vengono neanche fatte proprio per causa del tabù. Ovviamente fare uscire queste prime domande darebbe anche la possibilità di crearne delle altre e di creare Assolutamente. una vera e propria discussione, così come dicevi tu. E E soprattutto, poi oltre al tabù, avere professionisti che sanno rispondere poi a queste domande, però, nel senso che escano dalla dinamica del tabù e sì. sappiano dare una visione reale di quello che è poi la domanda che tu stai ponendo. Perché se no, se torniamo, ti Sì. do una risposta che è uguale al tabù che tu mi stai facendo, non andiamo da nessuna parte, portiamo avanti una dinamica vecchia che però non fa star bene nessuno. Assolutamente sì. E poi aggiungerei anche un'altra cosa rispetto a quello che mi hai detto. Io aggiungerei anche il lavoro che stai facendo tu, perché
creare comunicazione su questa cosa, perché tu hai elogiato il mio, ma anche io elogio il tuo, perché di Grazie. fatto noi ci siamo conosciuti attraverso un tuo post che io ho commentato e ripubblicato, e da lì ci siamo organizzati per fare questo incontro. Ed è proprio così che secondo me hai ragione tu quando dici che questo sia l'occasione, il modo giusto per iniziare a fare qualcosa di diverso. Che come hai Quindi visto, cioè, basta poco, cioè, poco più o meno, perché poi noi ci abbiamo messo un po' a riuscire a organizzarci perché abbiamo due vite impegnate, però basta poco, cioè da due profili privati di due persone che sono su Instagram siamo riusciti banalmente a creare questa intervista. Quindi se c'è la voglia e c'è la necessità, anche nel piccolo, non serve che domani ti chiamano a Canale 5, alle Iene, a fare la intervista, magari bellissimo, per carità, sarebbe bellissimo. Però non serve l'evento grande, un grande fuoco d'artificio che illumina tutto e poi è finito, il fuoco sparisce. Ma ecco, ci vorrebbero tante piccole luci che continuino ad illuminare tutto quello che noi stiamo facendo. sì, in realtà purtroppo uno dei problemi più grandi di questa società è che si tende a dare retta di più all'evento grande, quindi questi piccoli eventi che io sto cercando di creare sono tutti parte di un grande evento che sto cercando di strutturare, perché purtroppo si tende a non dare attenzione alle cose troppo piccole finché non diventano abbastanza grandi da interessare. Ed è questo il motivo per cui è nato il movimento per il riconoscimento della sessualità disabile, che è il progetto a cui mi sto dedicando e di cui spero potrai fare parte anche tu, magari collaborando, Vedremo e sicuramente di fare qualcosa insieme. riuscire a fare qualcosa di grande, insomma. Però, appunto, come dicevamo, il punto principale è iniziare a parlarne per avere qualcosa di più concreto, perché finora non ce l'abbiamo. C'è da considerare, come hai detto Niente. tu, la sessualità già è un tabù generico. E stiamo pian pianino riuscendo, piano piano, a rompere il tabù generale della sessualità. Quando poi si incastra su altre dinamiche che creano altri tabù, perché già di base la disabilità, senza legarla alla sessualità, può essere considerata un tabù, per come viene vissuta ancora in certi contesti. Quando poi mettiamo insieme questi due tabù così grossi, puoi immaginare davvero quello, cioè come abbiamo detto fino adesso. Un passettino alla volta, ce la stiamo facendo e diamo la possibilità di vivere la sessualità, la visione della sessualità e della disabilità con degli occhi diversi, quindi far capire effettivamente cosa c'è dietro a queste due parole, che alla fine ci sono sempre solo persone, eh? Cioè, sembra molto complesso, ma alla fine ci sono sempre solo persone. Guarda, io ti dirò, durante questa esperienza di interviste, comunque di contatti con persone diverse, tra cui anche persone con cui abbiamo contatto entrambi, come, non so se hai visto il contenuto con Gaia on Top e altri, una delle cose che è venuta fuori è la difficoltà a parlare di questo tema soprattutto in Italia, perché facendo i confronti con altri paesi anche in Europa, quindi non è una questione di Europa, ma facendo il confronto con altri paesi è molto più semplice trattare questo tema, quindi alla fine si tratterebbe solo di iniziare a prendere un po' esempio da chi magari è riuscito ad andare un pochettino più avanti da questo punto di vista. Assolutamente sì, in contesti come hai detto tu, anche legati alla sessualità in generale, ci sono paesi che vivono la sessualità in maniera diversa, ok? Che non vuol dire sbagliata, semplicemente hanno un occhio diverso, ma se consideri che noi non abbiamo neanche ancora in Italia
25 marzo 2024, che è il giorno in cui noi ci stiamo sentendo adesso, un progetto, un programma uniforme di educazione sessuale. E un'educazione, una sana educazione sessuale potrebbe già essere un pezzo per iniziare a integrare anche la disabilità e la sessualità. E noi in Italia Sì, questo ma non c'è. infatti una delle cose che volevo sottolineare è tu prima mi hai parlato del fatto che diciamo il porno al contenuto hard al momento è una delle principali, diciamo, forme di educazione sessuale che possiamo ottenere, prendiamo con le virgolette la definizione di educazione sessuale legata al porno, però per capirci, il fatto è che io quello che posso dire è che è l'unica forma di educazione sessuale che io ho presente personalmente, poi sta nella capacità della persona di capire che non tutto quello che si vede lì si può replicare, alcune cose sono legate a delle fantasie che vanno a pagare il desiderio di qualcuno che magari non ne ha le possibilità, quindi vengono realizzate per essere viste e godute semplicemente senza che vengano poi replicate, vengono realizzate da dei professionisti che sono preparati e quindi non è una cosa fatta a caso da chiunque. Ma soprattutto, oltre a questa cosa qui, io mi legherei anche al fatto che purtroppo, come ho detto prima, io penso che attualmente sia l'unica forma di educazione sessuale presente, non perché non si faccia, vabbè, in Italia si fa relativamente poco, però anche quando si fa, io riscontro che ho avuto facendola tipo 3 volte, penso di averla fatta nella vita, e il riscontro che ho avuto è che su 3 volte una sola persona ha provato a insegnare veramente cosa fosse la sessualità e come vivere la sessualità. Il resto delle le altre 2 volte è stata una dottoressa, una professionista che ha semplicemente spiegato i pericoli del sesso e cosa si rischia nel sesso, quasi cercando di allontanare l'idea del sesso semplicemente e non di insegnare come proteggersi. Quindi l'idea era proteggiamoci facendo il meno possibile e non è questa la forma di educazione sessuale che io ho in mente, nel senso, per questo ti dico, capisco la visione di alcune persone negativa verso il porno, però giudichiamo il fatto che sia l'unica forma che comunque fa vedere qualcosa e ci fa capire qualcosa di quello che potrebbe essere poi realmente il sesso. Alcune cose vanno prese con le pinze, vanno considerate rendendosi conto che si tratta di cose non realizzabili, però a confronto con quello che io ho potuto vedere, ho potuto constatare, dall'educazione sessuale per come è concepita, è l'unica cosa che mi ha dato veramente un insegnamento. Ok, ma sì, allora, bisogna ricordarsi che la pornografia, io non sono contrario alla pornografia, anzi, ci mancherebbe, ma deve essere considerata No, come una forma di intrattenimento. Ok, è una forma di intrattenimento che permette agli utenti che la utilizzano di divertirsi e di provare determinati tipi di emozioni da quello che stanno guardando. Purtroppo, come hai detto tu, diventa in alcuni contesti, e io lo vedo anche con tanti ragazzi giovani delle scuole a cui io faccio poi educazione sessuale,
nei progetti scolastici la prima fonte dove tu apprendi effettivamente cosa succede davvero, ok? Quindi cosa vedi nella realtà, perché come hai detto tu, in alcuni contesti di educazione sembra che passi più l'astinenza, i pericoli, la malattia, non fatelo, senza dare un occhio a quelli che sono i piaceri e gli aspetti collaterali della sessualità e della vita in coppia, non solo l'apporto fine a se stesso. Quindi ci sta benissimo, come hai detto tu, bisognerebbe implementare ovviamente la parte dell'educazione. Ti dico, sei già stato fortunato che su tre ne hai trovata almeno una giusta, qualcuno non riesce a trovare neanche questa e si fa le poche esperienze di educazione sessuale, molto scientifiche, magari molto biologiche, ti spiegano come è fatto il corpo umano, come si fa le gravidanze non desiderate e le malattie sessualmente trasmissibili, ma poi si chiude a tutta quella che potrebbero essere le domande sulla vera realtà. E quindi se uno non sa a chi chiedere e c'è una filmografia che permette di avere delle risposte, ovviamente poi ci si appoggia su quella. E tanti, magari ragazzi giovani, non fanno però il ragionamento che dici tu, perché tu ovviamente mi dici so che serve a me, ha tutto un significato, so che certe cose non si possono replicare, quella fa parte di una visione di fantasia, ok? È un intrattenimento creato apposta, fatto da professionisti. Magari alcuni ragazzi giovani che si avvicinano a questa visione non ce l'hanno e pensano che poi la sessualità sia quella. Quindi quello che vedi lì è il sesso. E quello è pericoloso. Assolutamente. Niente, io vedo che abbiamo fatto più o meno una buona mezz'oretta. Perciò io non voglio tediarti troppo, quindi... Massimiliano, io ti saluto, ti ringrazio per essere stato qui e per aver dato questo bellissimo contenuto, perché secondo me è venuto con una chiacchierata interessantissima e spero di poterla rifare, perché in realtà ci sono molti argomenti che potremmo trattare e penso potrebbe essere molto interessante arricchire certe cose con dei contenuti appositi. Però intanto ti ringrazio e ti saluto, ti do appuntamento alla prossima volta per continuare a parlare. Grazie mille a te. Ciao. Per l'occasione, per la disponibilità. Ringrazio anche chi ci sta ascoltando, perché sono arrivati, arrivare dopo mezz'ora che noi stiamo parlando, magari sono anche stanchi. E sicuramente potremo fare anche un'altra intervista e provare a indirizzare su alcune domande più specifiche o su alcuni interessi mirati. Grazie ancora di tutto e a presto. A presto. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.